Aspettativa, ciò che si aspetta, essere superiore alle attese oppure essere inferiore. È che ragazzi, io ho capito che sono le aspettative che ti fregano nella vita. È come quando un giorno ti svegli e sai che alla sera magari andrai a mangiare la pizza, ma poi arrivi e la pizza non puoi andare a mangiarla. Oppure come quando ti prepari, ti stai vestendo bene per uscire per andare ad un appuntamento con una ragazza bellissima e poi lei 5 minuti prima dell'appuntamento ti dice no, guarda, ho avuto un inconveniente. Ragazzi, le aspettative sono quelle che ci fregano. Bene, allora parliamone delle aspettative che tutti noi avevamo sull'ultima stagione del Trono di Spade. Io ne sono uscito bene, devo ammettere che ne sono uscito bene, perché in me il fatto che su 6 episodi due di questi siano stati totalmente inutilizzati e erano totalmente superflui i primi 2 episodi, non ha causato nessun problema. E poi invece, che dire della terza puntata? Guardate qui. Com'è, non mi vedete? Non mi vedete? Meglio tornare, perché questo è quello che è successo, però si sono giustificati dicendo che era un effetto cinematografico. Grazie, grazie, bell'effetto, ma io non ho visto niente. E poi ancora si nascondono dove? Nelle cripte? Ma come, il Night King arriva a far resuscitare i morti e voi vi nascondete nelle cripte. Ma poi anche lì, è dalla prima pagina del primo libro, è dalla prima puntata della serie che ce la menate con l'inverno che sta arrivando, viene ucciso da Arya con una piccola pugnalata e non ci dite niente. Che cos'erano, cosa volevano, perché? Nulla, zero. Eh no, così non si fa. Non si fa perché poi uno. No, 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 nessun problema. E poi ancora gli arcieri sulle navi che erano infallibili, quelli invece sulle torri che avevano lì i draghi belli parcheggiati, stavano fermi, immobili. Ma Daenerys che impazzisce da un giorno all'altro, ma fatemela impazzire gradualmente sta povera donna. E dai, anche lei aveva diritto di impazzire, ci stai, lo capisco, ma non così che pam 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 e uno impazzisce. Arriviamo alla fine, abbiamo Cersei e Jaime che si riuniscono e vengono uccisi da dei mattoni, davvero? Dei mattoni? Davvero? Quindi un pugnale dei mattoni? Grazie. Oppure ancora Bran che diventa lui, che sale lui sul trono perché? Perché pensate che io abbia fatto tutto questo? Cioè lui lo sapeva, anche lì la storia del corvo. Che senso ha avuto in tutto quello che abbiamo avuto? Che senso ha avuto? Lo stesso Drogon che brucia il trono in una sorta di scena poetica e conclusiva dell'intera saga? No, no, Drogon lo brucia a caso, semplicemente perché è arrabbiato, non pensa minimamente a distruggere il simbolo della morte della sua principessa e della sua regina. Bene, ragazzi, io sono giunto alla fine di questo mio piccolo sfogo. Voi invece cosa ne pensate? Siete riusciti a metabolizzare la cosa? Scrivetemelo nei commenti, lasciamo un mi piace, arriviamo a 30, dai, arriviamo a 30 che si può fare e condividete. Com'è? Attento alle spalle? Ah no, raga, nessun problema.